Cari amici del web, bentrovati qui da Salerno, una splendida location che abbiamo voluto dedicare con la nostra Luisa Cardella a un ospite d'eccezione che vedete a fianco a me, alla mia sinistra, la Cristina Bellon, una scrittrice, una critica letteraria che sta facendo parlare di sé in tutta Italia per la sua dinamicità sicuramente intellettiva e fisica, perché sta percorrendo tutta l'Italia, quindi macina chilometri per promuovere il suo pensiero, che non è solo letterario, è culturale a tutto tondo, è scientifico, di attenzione agli anziani, è un discorso veramente complesso. E stamattina in pochi minuti cercheremo di far conoscere, attraverso il suo ultimo libro L'uomo che non sono, questa forte personalità, grazie alla Luisa Cardella, che ha consentito, una donna, un intellettuale salernitana che sempre più si sta veramente dedicando agli altri con altruismo, perché il mondo letterario a volte è un mondo chiuso, chi ha delle conoscenze non è portato ad offrirle agli altri. La Luisa Cardella è un'eccezione, è una persona anche di altruismo culturale, possiamo dire tra virgolette, e di questo la ringraziamo. Carissima Cris, ringrazio della opportunità che mi hai dato che hai dato a Raito Libri. Infatti questa rubrica sarà poi pubblicata sul magazine online francescogrillo.net, sulla nostra pagina Libri in Teatro, perché Libri in Teatro non è solo racchiuso ai libri che presenteremo in teatro, ma a tutto un mondo culturale che noi vogliamo, appunto, con Luisa Cardella, con Enzo Tortora, Antonio Perotti, letteratura e arte, diciamo, che vogliamo allargare appunto al mondo letterario ormai mondiale, perché con la rete si è arrivato in tutto il mondo. Cristina, intanto questo tuo impatto con Salerno stamattina, tra l'altro splendida, una splendida giornata di sole, come è stato? Devo dire che è stata una delle presentazioni più calorose che ho avuto, tenendo presente che ne ho fatte più di 50 in tutta Italia. Al di là dell'atmosfera e del paesaggio meraviglioso, avevo un hotel stupendo che si affacciava sul mare e su tutta la costiera. Devo dire che ho trovato delle persone davvero accoglienti, davvero simpatiche, che mi hanno fatto delle domande veramente... che mi hanno lasciato senza parole, di una profondità incredibile. Allora veramente ci sono quelle persone che non rimangono solo sulla superficie. Evviva! Grazie. Luisa, mi raccontavi prima, ti sei interfacciata con la Cristina attraverso la rete. Quindi questa rete, diciamo che da molti osteggiata, può rivelarsi anche un fattore importante di coesione sociale. Per me importantissimo, perché se riesci a fare degli scarti, tu riesci poi a capire chi è che puoi, con coloro che ti puoi interfacciare, e quindi fare delle belle amicizie. Io non sono contro il social, perché a me il social ha dato l'opportunità di conoscere degli autori meravigliosi, delle persone meravigliose. Prova evidente ne è Cristina, sono 2 anni, conosciuta poi attraverso un altro scrittore, quindi bisogna fare una cernita e bisogna sapersi comportare, l'educazione prima di tutto. Quindi in sostanza un effetto domino, possiamo dire, che ci porta a interfacciarci, e io stamattina, grazie a te, te ne sono grato, ho avuto modo di parlare, di interloquire con e non è un eufemismo, una grande persona. Parlavo prima della dinamicità culturale, tu collabori con La Stampa, Panorama, Donna Moderna, e sei recentissima ti sei classificata seconda al premio internazionale di Città di Como, sì, Città di Como 2017, che è la 4ª edizione, ma è un premio prestigioso. Come sei arrivata? Ci sono state delle situazioni preliminari prima,
Come sei arrivato appunto a questo premio che ti ha consacrato un certo valore? C'è stata una selezione di una ventina di autori e dopo nella finale sono stata nominata seconda finalista. E per me è stato un onore partecipare a questo premio e soprattutto riuscire a arrivare tra i primi, essere riconosciuta, soprattutto perché hanno apprezzato il mio stile della scrittura e il fatto che io avessi scritto un libro di un uomo scritto in prima persona. Questa è veramente la novità. Intanto io appunto navigando in rete, tu raccontavi in quell'intervista di cui facevamo riferimento prima che tu già da bambina durante le lezioni a scuola ti dedicavi dei momenti tuoi, possiamo dire di intimità, e scrivevi delle cose, poi hai accantonato, però chiaramente allo stato latente c'era già questa tua, questo tuo desiderio. Quando poi è esploso e si è concretizzato in una pubblicazione di un'opera vera e propria? Diciamo che è sempre stato il sogno nel mio cassetto, pur rendendomi conto che non si poteva vivere di quello, e infatti ho vissuto di altro. Ma poi quando tieni le cose nel cassetto a un certo punto esplodono, e così è esploso. Ho scritto il primo libro in 6 mesi ed era di 800.000 battute, quindi per dirvi circa 800 pagine. Dopo chiaramente sono fatto dei corsi e la tecnica poi l'ho appresa e l'ho calata in ogni mia parola. Cosa posso dire? 10 anni fa è partita questa avventura, mi sono data 10 anni di tempo, ho detto o spacco o mi ritiro, e diciamo che le cose stanno andando bene, per cui non ho intenzione di ritirarmi, ecco, sono qua. È bello anche la tua consapevolezza di andare in progress come professione. Parlavi prima, credo, della scrittura creativa, no? Di tutti i percorsi che chiaramente, questo anche per dirlo a chi si dovesse approcciare al mondo della scrittura, non basta solo il talento personale chiaramente e la fantasia e la capacità di linguaggio, c'è bisogno anche di un editing, di qualcosa che appunto di professionalità che indirizza il libro verso anche i gusti dei lettori, se no perché noi vogliamo che appunto le opere vengano lette. E come vedi per esempio questo passaggio? Ieri avete fatto una bellissima iniziativa alla Mondadori di Salerno, che appunto in una libreria prestigiosa con tutto un parterre, ho visto dalle foto, purtroppo noi eravamo poi con un'altra opera che ha ucciso Rino Gaetano, quindi se no saremmo venuti sicuramente già ieri. E dicevo, come per quanto attiene, ecco, queste manifestazioni quasi door to door, cioè di andare a fidelizzare il lettore nelle librerie, nei centri, secondo te è utile, considerato che in Italia si pubblicano circa oltre 30.000 libri all'anno? Bisogna farsi conoscere, il problema è proprio questo, che non è tanto del marketing ma quanto instaurare un rapporto con delle persone che non conosci, e quindi io uso tutti i mezzi, da Facebook, Instagram e qualsiasi social, e poi anche di persona, quindi io vado nelle librerie o faccio delle presentazioni con delle platee o addirittura anche dei firmacopie, dove ho la possibilità di parlare a tu per tu con il lettore, e vi posso garantire che detengo dei segreti, perché mi si aprono queste persone, cioè mi raccontano le loro cose e nascono veramente delle amicizie meravigliose. Devo dire che in questi ultimi anni, e soprattutto con l'uscita dell'Uomo che non sono, che è la mia ultima il mio ultimo romanzo, devo dire che ho fatto delle amicizie veramente belle e voglio continuare su questa strada, perché mi apre la possibilità di trasmettere un'emozione. La letteratura è emozione, quindi quando io riuscirò a trasmettere un'emozione, voi mi direte ok, sì, io sento quello che tu ci stai trasmettendo, ecco, questo veramente sarà la mia apoteosi. Mi interessava capire come ti sei poi collegata con la fisica, perché ho visto che tu hai anche tutto un percorso scientifico, anche di divulgazione attraverso i giovani, e poi dopo mi racconti la tua esperienza nelle case di cura per anziani, persone ultracentennali che ti seguono. Dunque, la mia formazione è economica, perché naturalmente avendo un padre industriale, quindi dopo la terza media quelli sono stati gli studi. A 10 anni volevo fare l'astronauta, voi capite che però essendo figlia di un industriale questo non è stato possibile.
ma tutto questo mi è rimasto dentro e non l'ho accantonato. Quindi è nata il mio amore per la scienza, per l'astrofisica, e quindi io sui giornali scrivo di scienza, dalla medicina all'astrofisica, alla robotica. Poi questo amore verso la letteratura e poi questo grande amore verso sia la saggistica che i romanzi. Per cui io non mi sono posto un limite. Se sono poliedrica, allora sfrutto tutte le mie capacità e tutti i campi in cui io posso essere presente. Per quanto riguarda invece la mia presentazione che ho fatto anche in un centro anziani, mi è servito perché anche lì volevo dare speranza. Allora, la scrittura crea tanta speranza. Allora, perché una persona anziana che magari ha 80-90 anni, piena di esperienza, non può raccontare qualcosa di sé? In fondo noi scriviamo fiction, ma in realtà le nostre storie sono poi delle storie vere che abbiamo sentito, che metà abbiamo inventato, che ci hanno colpito. E allora queste persone quante storie avevano da raccontare? E così li ho affascinati. Vi posso garantire che ho fatto una presentazione di 45 minuti con il massimo dell'attenzione ed è stato veramente un miracolo, perché voi sapete che dopo 20 minuti la concentrazione viene meno. Un'altra osservazione: tu sostanzialmente, ed è palpabile, sei una donna di successo, perché voglio dire, in tutto quello che fai riesci a esprimere, viene apprezzato ormai in tutta Italia. Come si fa, ecco, con questo background a riuscire a scrivere di un personaggio principe del libro, che sostanzialmente è tra virgolette uno sfigato, nel senso che non dico fantozzi, ma quasi all'inizio. Ecco, come si fa, perché Ligio al dovere, chiaramente la mega direttrice che lo opprime, la sua datore di lavoro. Ecco, come si fa poi a riuscire, perché anche lì hai centrato bene, hai pennellato quel personaggio che poi ha una metamorfosi, ma ne parliamo. Beh, questa è un po' una dote, quella di immedesimarsi nel personaggio, come poi tu sai che fai teatro, ovviamente questa è una mia capacità che ho e che ho messo a servizio anche di questo campo. Ma fondamentalmente non volevo descrivere un eroe, basta questi uomini, Superman, no? Siamo fragili, allora ammettiamo che siamo fragili, abbattiamo anche il concetto e più che altro il modello sociale, che è quello di essere tutti protagonisti, tutti su un palco e poi di avere platee completamente vuote. Allora, non tutti siamo nati per essere protagonisti, quindi accettiamoci così per come siamo. E quindi cosa ho voluto descrivere? Ho voluto descrivere un uomo inetto, un uomo che era fragile, un uomo che era anche brutto di aspetto, perché nelle descrizioni che faccio, insomma, poverino, non era stato molto dotato dalla natura. Un po' come i personaggi descritti dalla letteratura del primo del Novecento, come da Svevo, da Pirandello. Ecco, volevo descrivere un po' un personaggio del genere, per mettere un po' in evidenza e per dire, ragazzi, insomma, siamo fragili, perdoniamoci quando non ce la facciamo a salire sul palco e essere protagonisti. Sì, allora, ok, sei stata come al solito efficacissima. Volevo chiederti però, e quindi questa persona a un certo punto ha una, appunto, facendo riferimento a Kafka, ha veramente una metamorfosi e diventa quasi l'opposto e poi, diciamo, evolve la storia in un certo modo, ma non lo diciamo chiaramente perché le persone devono acquistare il libro. In sostanza, tu con questa metamorfosi e partendo da questi presupposti che dicevi prima, che messaggio vuoi dare al tuo lettore? Che nella vita bisogna osare. Assolutamente, bisogna buttarsi. Allora, voi, e soprattutto bisogna sognare. Voi pensate che i più grandi inventori sono stati dei grandi sognatori. Sognare una cosa è già averla realizzata per metà. E questo è il primo presupposto. E poi assolutamente bisogna buttarsi, no? Quindi se non si bussano le porte, le porte non si apriranno mai. Quindi questo è proprio, ve lo dico con tutto il cuore. Ed è quello che poi è stata anche la mia esperienza personale. Cioè, io busso le porte, si chiudono le porte, si aprono i portoni.